Taranto purtroppo è una città isolata, è una città che viene considerata davvero una città da terzo mondo, neanche da paesi in via di sviluppo, perché i paesi in via di sviluppo almeno hanno una speranza, hanno la possibilità di emergere, possibilità che evidentemente al territorio ionico viene negato sotto tanti aspetti. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di Ilva e quant'altro, ma anche oggi vogliamo proprio soffermarci sull'isolamento infrastrutturale e in particolar modo su quello ferroviario. Una situazione davvero agghiacciante che ci fa capire come effettivamente Taranto esiste solo sulla cartina geografica, anzi si sta facendo di tutto addirittura per farla sparire dalla cartina geografica. Udite udite, a fine novembre, il 27 novembre 2017 mi pare, accade a Taranto un fatto incredibile. Un Frecciarossa, il Frecciarossa che congiunge Taranto con Milano Centrale, quello delle 6:20 del mattino, all'improvviso non parte da Taranto e, udite udite, i passeggeri vengono avvisati 2 minuti prima. Pensate un po', una persona si alza evidentemente alle 4 di notte per prendere il treno delle 6:20, quando arriva lì gli si dice: caro mio, il treno non parte più. In buona sostanza era stata soppressa la tratta che da Taranto conduce a Battipaglia e quindi questo Frecciarossa, il 9522, parte da Battipaglia e non più da Taranto. Questa è una vergogna. Questo significa che evidentemente Trenitalia non ha alcuna considerazione del territorio ionico, considera evidentemente i tarantini, non so, delle bestie, con tutto il rispetto per le bestie, considera i tarantini evidentemente carne da macello, soggetti che non meritano neanche di essere avvisati. La cosa grave è che praticamente non c'è stato neanche un servizio sostitutivo, quello per intenderci dei bus, delle navette sostitutive. Tant'è vero che sono stati gli stessi operatori del settore che quelli appunto i conducenti dei bus sostitutivi, i quali hanno dichiarato, uno di loro ha dichiarato: nessuno mi ha avvisato della cancellazione di questo treno, mi è stato detto che dovevo recuperare i viaggiatori del Frecciarossa rimasti a terra senza specificare altro né in termini di orari né per altri dettagli di viaggio. Quindi hanno cercato di recuperare così qualche passeggero per quello che era possibile, tanti altri sono rimasti a terra. Beh, questo è il Frecciarossa e soprattutto questo è il ruolo che ricopre Taranto, perché poi vedete tutto il discorso dei Frecciarossa parte dal nord e muore, finisce in Campania. Dopodiché dalla Campania in giù c'è un'altra Italia. Come vogliamo definirla? Certamente non un'Italia che viene considerata nella sua dignità, assolutamente no. Una Italia che evidentemente viene maltrattata, viene schiaffeggiata, e questo il nostro Sud. E in particolar modo questa è la considerazione di cui gode Taranto, anche perché evidentemente abbiamo una classe politica non all'altezza, a tutti i livelli, perché non si è mai visto da nessuna parte che un Frecciarossa viene soppresso e gli utenti lo vengono a sapere solo 2 minuti prima. Cosa incredibile, 2 minuti prima. Se un episodio del genere si verificasse al nord, immaginate cosa potrebbe verificarsi. Noi a Taranto subiamo. E un altro episodio che mi è stato sottolineato è quello del 30 novembre,
relativo all'Intercity 702 di Trenitalia. Attraverso i social, un amico, un tarantino che è costretto per lavoro a vivere a Roma, Walter Grubissa, un cittadino che ama il territorio ionico, senza se e senza ma, esponendosi, facendo anche denunce, è in corso nell'ennesima sventura di Trenitalia. Infatti, l'Intercity 702 di Trenitalia del 30 novembre, partito da Roma alle 6:26 del mattino, arriva a Taranto alle 16:45 anziché alle 12:57. Stiamo parlando di poco meno di 4 ore di ritardo. Questa è la realtà che vive Taranto. Ora, la motivazione è stata la punta di un iceberg, è stato ovviamente l'incidente a Picerno con rottura di carrello e quindi con sostituzione del treno con il bus sostitutivo, appunto il bus navetta. Ora, uno potrebbe dire, si è verificato un incidente, è una causa di forza maggiore e va bene. No, non va bene, perché è vero che si è verificato l'incidente a Picerno con la rottura del carrello, ma già da prima quel maledetto treno stava accumulando ritardi su ritardi. Ecco perché poi l'essersi fermato e quella rottura a Picerno è come dire la punta di un iceberg, ma al di sotto di questa punta c'è un sistema di collegamenti che fa schifo. Fa schifo in tutti i sensi, scusatemi la brutalità delle espressioni, perché quando vediamo che in questi collegamenti i treni presentano guasti e disagi per quanto attiene al riscaldamento, per quanto attiene alle prese elettriche, per quanto riguarda i bagni, stiamo parlando di carrozze fatiscenti, cos'altro dobbiamo dire? 4 ore, quasi 4 ore di ritardo. Ci sarà così il rimborso, ci sarà un piccolo contentino, no? Il rimborso che viene dato nel momento in cui mi pare si superi un'ora di ritardo, ma il disagio che è stato recato, chi potrà ripagarlo? E non si tratta di un caso episodico, isolato. Come si suol dire, non è una rondine che fa primavera, ma tante rondini sì. E qui in questo caso non è primavera, magari parlassimo di primavera, qui stiamo parlando dell'inverno dei collegamenti, dell'inverno e dell'inferno dei collegamenti. È una situazione ormai stratificata, incancrenita, rispetto alla quale forse è giunta la rassegnazione. Il tarantino si è rassegnato, ha capito che quando arrivi da Napoli in giù, come si suol dire, fatti il segno della croce e potrai aspettare ore, ore ed ore. Questa, signori cari, è Taranto. Questa è Trenitalia. E i nostri politici dormono, anzi, prendono lo stipendio a fine mese. A differenza di quei tanti disgraziati, anche pendolari, magari anche disoccupati, che si ritrovano a vivere le vergogne di Trenitalia nel mezzogiorno d'Italia e nell'area ionica in particolare. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.